ultime tre partite, quarto posto agganciato, le tue sensazioni, ti chiedo, la Roma è più vicina al quarto posto? Evidentemente estas dos últimas victorias sobre todo nos han dado más posibilidades para poder estar en el año que viene en la Champions. Y es verdad que parece que la Liga nos está esperando, que ha habido resultados positivos para nosotros, y creo que afrontamos el próximo partido con mucha ilusión y con ganas de conseguir nuestro objetivo. Le ultime due partite, le ultime due vittorie aumentare le nostre possibilità di essere nella Champions League il prossimo anno. Ci sono anche stati una concatenazione di risultati positivi, sembra che le squadre davanti in qualche modo ci abbiano aspettato, e quindi adesso arriviamo alle prossime partite con molta voglia e molta fiducia. Come si è trovato sulla sinistra? Bien, hacía mucho que no jugaba ahí, venía de no jugar varios partidos, no estar físicamente al 100%, pero creo que bueno, he intentado ayudar al equipo, ha salido bien, así que estoy contento. Era abbastanza bene, era da tempo che non giocavo in quella posizione, inoltre era da tempo così che non giocavo 90 minuti, quindi ecco, non ero al 100% fisicamente, però l'importante era dare una mano alla squadra, ci sono riuscito e sono contento. Sei soddisfatto della tua esperienza a Roma fino a questo momento? Evidentemente a livello individuale sperava más, anche se era autocritico lo primero. Pero bueno, esto es largo, creo que hay tiempo y espero hacer las cosas bien y ayudar al equipo que confió en mí el año pasado para venir aquí. Va, è chiaro che magari mi sarei aspettato qualcosa in più, però è importante essere autocritico con me stesso, però ancora c'è tempo anche per ricambiare la fiducia che la squadra ha avuto in me. Cosa è cambiato di età di Francesco? No, a ver, creo que son dos grandes entrenadores, pese a que Di Francesco no ha contado conmigo, ya te digo, lo primero que tiene que hacer un jugador es mirar a sí mismo y no al entrenador, y creo que no tengo nada que reprocharle a Di Francesco, y ahora espero que Ranieri confíe en mí y que las cosas salgan bien, evidentemente. Sono due grandi allenatori, è un dato di fatto che il mister Di Francesco non aveva puntato e contato molto su di me, ma quello che un calciatore deve fare è guardare innanzitutto se stesso. E chiaro, adesso con Ranieri sto avendo delle occasioni in più, il mister punta su di me e le cose mi stanno andando bene. Ivan, senza Champions si deve parlare di stagione fallimentare o di stagione transitoria? Pues lo dejo más para vosotros, pero al final creo que se debe hablar sobre todo al final, si se consigue el objetivo. Evidentemente todos queríamos más, pero llegar a la Champions League es un objetivo importante y creo que tenemos que esperar a final de temporada para hacer juicio de valor. Ma questo è un giudizio che lascio a voi. In ogni caso, se riusciremo a centrare l'obiettivo della Champions League, è chiaro che si cerca di fare sempre di più, già sarebbe un bel risultato, però ecco, secondo me bisognerà parlare a fine stagione. Grazie.